Grazie per essere qua, direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, Marco Fassone, nostro amministratore delegato e direttore generale, che rilascerà per tutti voi una dichiarazione. Grazie. Grazie di essere qui. Ho preferito, piuttosto che fare un comunicato, eccetera, vista comunque la rilevanza che ha avuto e ha sui vostri e su tutti i mezzi di informazione il cosiddetto caso Donnarumma, aggiornarvi subito dopo l'incontro che ho avuto fino a pochi minuti fa con l'agente del giocatore Mino Raiola, che mi ha comunicato la decisione del giocatore di non rinnovare il suo contratto con il Milan. È una decisione definitiva presa dal giocatore. Ricordo a beneficio di tutti che una decina di giorni fa il direttore sportivo Mirabelli aveva sottoposto un'offerta di rinnovo contrattuale che noi riteniamo molto importante al giocatore, anche più importante di quello che è comparso sui vari giornali e sulle varie testate. Il giocatore l'ha valutata, ovviamente ha fatto delle valutazioni di carattere non solo economico ma anche tecnico e personale, ha preferito non accettarla e comunicarci quindi che non intenderà rinnovare il contratto, concludendo per cui la sua permanenza, il suo rapporto contrattuale col Milan al 30 giugno del 2018. Questo vuol dire che io e Massimiliano, che in realtà confidavamo molto che Gigio Donnarumma fosse il portiere del nuovo Milan e il pilastro su cui costruire, dobbiamo un po' rivedere i nostri aspetti, le nostre valutazioni di tipo tecnico. Ne avevamo fatto qualche ragionamento, siamo confidenti comunque di fare il meglio, e al di là di questa decisione, che in parte ovviamente come potete immaginare ci amareggia, andiamo avanti e il Milan va avanti. Grazie mille e buona serata a tutti. Grazie, buon lavoro.